A tutti, eccoci in questo nuovo video reazione. Oggi siamo qua in questo video reazione alla sesta giornata di Champions League, in particolare nella partita Olympiacos contro Juventus. E praticamente la Juve ha vinto 2-0 con l'Olympiacos e quindi ha passato il turno. E domani ci saranno i sorteggi, appunto. Invece anche la Roma è riuscita a passare il turno, il girone, è riuscita a passare addirittura da prima nel girone, il Napoli invece ha perso e quindi è fuori dalla Champions. E quindi speriamo che la Juve e la Roma comunque facciano un buon cammino durante questa Champions. Ma è praticamente finita 2-0. Al 15° segnato Cuadrado su assist di Alexandro e al 90° Bernardeschi su assist di Khedira. Formazione dell'Olympiacos: Proto, Abdellaoui, Engels, Nicolau, Kutris, Romao, Taxidis, Pardo, Ojija, Seba e Djurjevic. Invece come sostituzioni c'erano Andruzzos, Ben, Bozia, Kutesiotis, Fortunis, Gillette e Marin. E invece formazione della Juve era Szczęsny, De Sciglio, Barzagli, Benasia, Alexandro, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Samoa, Bernardeschi, Mandzukic, Marchisio, Pinzolio, Pjanic, Rugani. E in campo era schierato con il 4-2-3-1 l'Olympiacos, con il 4-2-3-1 la Juve. Andiamo alla diretta. Come statistiche: possesso palla 40 Olympiacos, 60 Juve, tiri in porta 4 Olympiacos, 5 Juve, tiri fuori 4 Olympiacos, 2 Juve, calci di punizione 17 Olympiacos, 17 Juve, calci d'angolo 5 Olympiacos, 4 Juve, fuori gioco 2 Olympiacos e 2 Juve. Rimessi laterali 15 Olympiacos, 14 Juve, parate invece 3 Olympiacos, 4 Juventus, rimedi al fondo 5 Olympiacos, 7 Juventus e falli commessi 15 Juventus e 15, cioè 15 Olympiacos e 15 Juventus. Adesso andiamo alla cronaca, cioè la telecronaca, sì, e vediamo un po'. Allora, manca poco all'inizio Olympiacos-Juventus. I bianconeri, dopo il pareggio interno con il Barcellona del turno precedente, cercano i 3 punti al Gorgios Karaikakis per avere la certezza di raggiungere gli ottavi di finale del torneo. Formazione Juventus: Higuain guida l'attacco affiancato da Dybala, centrocampo linea mediana affidata a Matuidi e Khedira, con Douglas Costa e Cuadrado sugli esterni. In difesa out Chiellini, gioca Benasia in porta, Szczęsny, non Buffon. Formazione Olympiacos: la squadra greca si presenta con il modulo 4-5-1 con Djurjevic come unico terminale offensivo, linea mediana folta con Seba, Romao, Taxidis, Pardo e Ojija. Inizio primo tempo di Olympiacos-Juventus, arbitra lo spagnolo Borbalan. Ok. Olympiacos-Juventus 0-1, infatti è successo abbastanza subito al 15°, con la Juventus rete di Cuadrado, cross alla fascia sinistra di Alexandro e tap-in vincente di Cuadrado. Il colombiano, lasciato colpevolmente solo all'interno dell'area piccola, il difensore dell'Olympiacos porta in vantaggio i bianconeri. Dopodiché, vabbè, ammonito Kutris, fa il centrocampo su Cuadrado. In realtà non ci stanno molte cose. Vabbè, comunque, calcio d'angolo dalla destra di Pardo, sul quale interviene Nicolau prolungando il pallone secondo palo per Djurjevic, che di testa sfiora il gol del pareggio, grandissimo, indurendo Szczęsny che mantiene la sua porta inviolata. Unito Djurjevic per comportamento regolamentare. Juventus, nonostante la netta predominanza a livello tattico e di possesso palla, non riesce a chiudere la partita. 45 più 1, fine primo tempo Olympiacos-Juventus, i bianconeri concludono in vantaggio il primo tempo grazie alla rete dell'esterno colombiano Cuadrado. Inizio secondo tempo Olympiacos-Juventus 0-1, si riparte al parziale 0-1 della prima frazione di gioco. Esce Seba, entra Marin, primo cambio per l'Olympiacos. Unito Benasia, fallo al centrocampo su Djurjevic. Ammonito Nicolau, fallo di mano a metà campo.
Calcio d'angolo alla destra di Marina, difesa Pegoner fa buona guardia e allontana il pallone. In questa fase di gara Juventus abbassa i ritmi di gioco cercando di mantenere il vantaggio acquisito. Esce Gigia, entra Fortuna, ispira il secondo cambio per l'Olimpico, se esce Dybala entra Pjanic, primo cambio per la Juventus. Esce Barzagli, entra Rugani, secondo cambio per la Juventus. Esce Djurdjevic, entra Nabuan, terzo e ultimo cambio per l'Olimpico, espulsione 20 metri. Nabuan, pallone che sbatte sulla barriera, parte a Juventus. Crossato il quarto sinistro di Matuidi che attraversa tutta l'area senza trovare alcun compagno di squadra, il pallone viene recuperato da quello che non riesce a rimetterlo al centro. Crossa la fascia sinistra di Cutrisse, colpo di testa al limite all'area piccola di Nabuan. Pallone batte sulla traversa e poi sul palo opola deviazione di Szczęsny, però in casa sfiora nel pari, quindi stavamo per fare 1-1. Esce Cuadrado, entra Bernardeschi all'84esimo, terzo ultimo cambio la Juventus. Invece Juventus 3-2, conclusione potente angolata di Bernardeschi, però da attendersi distende in tuffo la sua sinistra spingendo. Pallone Olimpico, Juventus 0-2, gol della Juventus, rete di Bernardeschi, appunto lui che entra, fa gol. Bernardeschi si prende palla sulla tre quarti destra, si accentra, lascia partire una conclusione angolata che non lascia scampo a Proto. Bianconeri trovano il gol che chiude virtualmente la gara. L'arbitro concede 3 minuti di recupero. Fine partita Olimpico, Juventus 0-2. La Juventus batte Olimpico, grazie alle reti siglate da Cuadrado e Bernardeschi. La Juventus, grazie a questo risultato, si qualifica ottavi di finale UEFA Champions League. La squadra di Allegri conclude la fase a gironi, posizionandosi al secondo posto alle spalle del Barcellona. Bene, quindi se vi è piaciuta questa nuova reazione a Olympiacos Juventus, spero di sì. Iscrivetevi anche al canale di Pollerolo. La prossima reazione sarà tra Juventus e Inter. E se vi è piaciuto questo nuovo video, iscrivetevi e lasciate un like. Ci vediamo, ciao a tutti! I think I'm perfect.